Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si risolvono le equazioni logaritmiche. Innanzitutto come faccio a riconoscerle? Molto semplice, ho un uguale e ho un primo membro e un secondo membro dove l'incognita appare dentro il logaritmo. La prima cosa che dobbiamo fare nelle equazioni logaritmiche è imporre prima di tutto la condizione di esistenza, ovvero dobbiamo imporre che gli argomenti di tutti i nostri logaritmi siano sempre positivi. Siccome ho più di una condizione di esistenza, se avete visto il video precedente sulle condizioni di esistenza, sapete che dobbiamo risolvere un sistema di disequazioni, dove la prima disequazione è il primo argomento maggiore di 0. La seconda è il secondo argomento maggiore di 0 e la terza è l'ultimo argomento maggiore di 0. Vi ricordo che qui, poiché ho 2, cioè un numero, non devo andare a fare la condizione di esistenza, perché ovviamente 2 è maggiore di 0. Andiamo a risolvere il nostro sistema. La prima soluzione è già calcolata. La seconda, portando il termine noto al secondo membro, viene x maggiore di meno 3. La terza, porto il 3 al secondo membro e quindi diventa meno 3. Come sempre dobbiamo dividere ambo i membri per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi per 2, per ottenere la nostra soluzione. Se non vi ricordate bene questo passaggio, vi invito a guardare la playlist sulle disequazioni, così rinfrescate velocemente la memoria anche su questo argomento. Ad ogni modo, 2,2 si semplifica e quindi la soluzione della terza disequazione è x maggiore di meno 3 mezzi e la vado a scrivere in bella copia in questo ultimo sistema. Se avete visto il video sui sistemi di disequazioni sapete che la soluzione è determinata dalla tabella delle linee. Mi raccomando, non confondetevi con la tabella dei segni. Ovvero devo andare a fare una tabella in cui vado a riportare i tre risultati che ho ottenuto in ordine dal più piccolo al più grande. Ora devo fare una linea quando x è maggiore di 0. 0 è qui, maggiore è alla mia destra. Metto il pallino vuoto perché ho maggiore. Se avessi avuto maggiore uguale avremmo dovuto mettere il pallino pieno. La seconda devo mettere una linea quando x è maggiore di meno 3. Meno 3 è qui, quindi maggiore a destra. L'ultima devo mettere una linea quando x è maggiore di meno 3 mezzi. Meno 3 mezzi è qui, maggiore a destra. E anche qui pallino vuoto. La soluzione del sistema è data dall'intervallo in cui ho tutte e tre le linee contemporaneamente. Perché 3? Perché avevo 3 disequazioni. Se ne avevo 5 dovevo trovare 5 linee contemporaneamente e così via. Per cui, come potete vedere, la soluzione è data da questo intervallo, che si scrive x maggiore di 0. Questo è il nostro CIE, importantissimo perché ci servirà alla fine quando troveremo le nostre soluzioni. Quindi, equazione logaritmica. Prima cosa, CIE fatto. Seconda cosa, dobbiamo fare in modo che al primo e al secondo membro ho un unico logaritmo. E per far ciò devo applicare la proprietà dei logaritmi. Ecco perché all'inizio della playlist trovate proprio il video sulle proprietà, perché è fondamentale per poter risolvere sia le equazioni che le disequazioni logaritmiche. Se avete visto il video sapete che quando ho due logaritmi separati da un più, posso scriverli sotto forma di un unico logaritmo moltiplicando gli argomenti. E quindi questi due logaritmi sono equivalenti a un unico logaritmo del primo argomento per il secondo. Allo stesso modo, qua ho due logaritmi separati da un più e quindi posso scriverli sotto forma di un unico logaritmo dove l'argomento è dato dal prodotto dei due argomenti. Ora che abbiamo un logaritmo di qualcosa al primo membro e un logaritmo di qualcosa al secondo membro, andiamo a uguagliare gli argomenti. Quindi ci dimentichiamo completamente dei logaritmi. Ora dobbiamo risolvere questa equazione, per cui prima di tutto andiamo a fare i calcoli. Il primo termine per il primo, x per x, x alla seconda, x per 3, 3x. Di nuovo, 2 per 2x, 4x. 2 per 3, 6. Ho un'equazione di secondo grado, quindi porto tutto al primo membro, cambiando di segno, quindi questi li ricopio. Questo portato di qua diventa meno 4x. 6 portato di qua diventa meno 6. Uguale a 0 perché al secondo membro non ho più nulla. Ora sommiamo i termini simili, quindi 3 meno 4x fa meno x. Ora che ho fatto i calcoli, ho un'equazione di secondo grado completa, che sapete bene si risolve con la formula risolutiva. Quindi, meno b, b da noi vale meno 1, quindi meno meno 1 più 1, più o meno la radice di b alla seconda, 1 alla seconda 1, meno 4ac,
4 per 1 per meno 6 fa meno 24, con il meno che c'è davanti nella nostra formula più 24. Tutto fratto 2a, a da noi vale 1, 2 per 1 2. Andiamo avanti coi calcoli, 1 più 24 25 e la radice di 25 fa 5. Tutto fratto 2. Come sempre le due soluzioni si ottengono una volta andando a sommare e una volta a sottrarre. 1 più 5 6, 6 fratto 2 3. 1 meno 5 meno 4, meno 4 fratto 2 meno 2. Ora che abbiamo trovato le due soluzioni della nostra equazione logaritmica, devo andare a controllare il CE. Il CE mi diceva che erano ammesse tutte le soluzioni purché fossero maggiori di 0. Per questo motivo x uguale a meno 2 non ci piace, cioè non è accettabile. Quindi l'unica soluzione dell'equazione è data da x uguale a 3. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a risolvere questa equazione logaritmica. Abbiamo detto che la primissima cosa da fare è il CE, ovvero andare a porre tutti gli argomenti maggiori di 0. Per trovare il CE dobbiamo quindi andare a risolvere questo sistema di 4 disequazioni. Sono tutte disequazioni lineari, ovvero di primo grado, molto semplici. Quindi la prima si risolve andando a porre il termine noto al secondo membro. Cambiando di segno diventa x maggiore di 5. La seconda allo stesso modo porto il meno 4 al secondo membro e cambio di segno e quindi viene x maggiore di 4. La terza, meno 7 portato di qua diventa più 7. L'ultima, meno 3 portato di qua diventa x maggiore di 3. La soluzione di questo sistema si ottiene andando a fare la tabella delle linee, ponendo i nostri risultati in ordine dal più piccolo al più grande. La prima soluzione si ottiene andando a fare una linea quando x è maggiore di 5. 5 è qui, maggiore a destra. Metto sempre pallino vuoto perché ho solo maggiore. La seconda, devo mettere una linea quando x è maggiore di 4. 4 è qui, maggiore a destra. E anche qui pallino vuoto. La terza, mettiamo una linea quando x è maggiore di 7. 7 è qui, maggiore a destra. L'ultima, mettiamo una linea quando x è maggiore di 3. 3, maggiore a destra. Siccome ho 4 disequazioni, la soluzione del sistema è data dall'intervallo in cui ho 4 linee, ovvero questo. Quindi il nostro CE è x maggiore di 7. Fatto il CE, andiamo a risolvere l'equazione. L'obiettivo è andare a scrivere un unico logaritmo al primo membro e un unico logaritmo al secondo membro. E per fare ciò dobbiamo applicare la proprietà dei logaritmi. Qua c'ho un meno e quindi questi due logaritmi li scrivo come un unico logaritmo dove l'argomento è dato da questo fratto questo. Allo stesso modo qui i due logaritmi sono separati da un segno meno e quindi la proprietà ci dice che dobbiamo scriverli sotto forma di un unico logaritmo dove l'argomento è dato da il primo fratto il secondo. Ora che ho un unico logaritmo nella stessa base, sia a destra che a sinistra, vado a uguagliare gli argomenti. Otteniamo quindi un'equazione fratta. Come sapete, nelle equazioni fratte dobbiamo prima di tutto fare l'MCM, che tra x-4 e x-3 ovviamente è dato da entrambi i denominatori. Se non vi ricordate come si risolvono le equazioni fratte, tranquilli, andate a vedere il mio video sulle equazioni lineari fratte. Così ripassate al volo tutti i passaggi. Una volta fatto l'MCM sapete che normalmente nelle equazioni fratte va fatta la condizione di esistenza. In questo specifico caso, per i nostri due denominatori, non occorrono condizioni, in quanto abbiamo già posto la nostra condizione di esistenza qua. Per cui andiamo a fare i calcoli. L'MCM fratto x-4 mi rimane x-3, che deve moltiplicare il mio numeratore. L'MCM fratto x-3 rimane x-4, che deve moltiplicare il numeratore. Mando via i denominatori e ora svolgo i calcoli. X per x, x alla seconda. X per meno 3, meno 3x. Di nuovo, meno 5 per x, meno 5x. Meno 5 per meno 3, meno per meno più, 5 per 3, 15. Uguale, x per x, x alla seconda. X per meno 4, meno 4x. Poi, meno 7 per x, meno 7x. Meno 7 per meno 4, meno per meno più 4 per 7 è 28. Ora noto che ho due termini al primo e al secondo membro uguali e quindi per la regola sulle equazioni sappiamo che possiamo mandarlo via. Otteniamo quindi un'equazione di primo grado
dobbiamo portare al primo membro tutte le x e al secondo membro tutti i termini noti. Questi due termini mi avvantaggio, li sommo già, quindi meno 3, meno 5, meno 8x. Questi termini uguale sono simili, quindi li sommo già, meno 4, meno 7 fa meno 11. Li devo portare al primo membro, cambiando di segno diventa più 11x. Il termine noto lo porto al secondo membro e quindi diventa meno 15. Più 28 è già al secondo membro, quindi lo ricopio. Gli ultimi calcoli andiamo a sommare. Meno 8 più 11 fa più 3x. Meno 15 più 28 fa più 13. Divido tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi divido tutto per 3. 3, 3 si semplifica e quindi la soluzione è x uguale 13 terzi. Andiamo a controllare la soluzione ottenuta con il nostro CIE. Il CIE ci diceva che ci piacevano le soluzioni che erano maggiori di 7. 13 terzi, se lo facciamo con la calcolatrice, viene 4,3. 4, qualcosa è minore di 7 e quindi questa soluzione non è accettabile. Per cui l'equazione logaritmica non ammette soluzioni. E quindi si dice che è un'equazione impossibile e si scrive così. E si legge non esiste x appartenente a r. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.